Sì, oggi abbiamo presentato il direttivo nella sua interezza e adesso mercoledì avremo il primo consiglio direttivo dove getteremo le basi di quello che sarà il nuovo corso di Marca Fermana. Siamo molto emozionati, però con tanta voglia di fare, con tanta voglia di appunto promuovere questo territorio che tanto lo merita. Partiamo dalla prima cosa che dobbiamo assolutamente fare. Il primo obiettivo che ci siamo dati è quello di migliorare la comunicazione, di far conoscere quanto più possibile il nome e la sigla Marca Fermana. Realizzati a periodo non nel wedding, questo è risaputo. Siamo entrati qualche mese fa, un anno fa circa, nei borghi più belli d'Italia, ma ci sono tantissimi, ci sono altri borghi più belli d'Italia nella nostra provincia, ci sono delle bandiere arancioni, ci sono delle c'è il capoluogo Fermo, ci sono la Riviera, ci sono tantissime peculiarità, tantissimi luoghi che assolutamente devono essere visitati da turisti, siano essi stranieri o anche italiani. Dimostrare all'esterno l'unità e l'unicità del nostro territorio, includendo anche i comuni che sono usciti di recente e riuscendo a intercettare quelli che non sono mai stati all'interno di Marca Fermana. Caso tutta la provincia di Fermo è rappresentata con le proprie bellezze che noi ovviamente diciamo sempre essere la costa, la collina e la montagna, quindi non sarebbe potuto essere diversamente, tutta rappresentata, perché vogliamo essere ovviamente, come diceva il Presidente, uno sponsor, il primo sponsor della provincia di Fermo, tra l'altro un unicum, dicevamo anche, in quanto pubblico e privato insieme. È qualcosa di preziosissimo che non potevamo lasciarci sfuggire. Ritorno sui nomi della nostra squadra perché mi sembra essere davvero una squadra vincente. Rappresentiamo certamente, come dicevamo, il pubblico e il privato, ma forse è il caso di dirlo, noi ci abbiamo messo la faccia. Non è stato assolutamente facile. Abbiamo deciso di farlo, non l'abbiamo fatto con leggerezza, l'abbiamo fatto con convinzione. Ci siamo e siamo pronti. Siamo di fronte a una prova che, come detto prima, già dai nomi si può dedurre che sarà un buon lavoro, che sarà fatto un buon lavoro. Io ringrazio innanzitutto il Presidente per essersi messo a disposizione di questo territorio e tutti gli altri che ci hanno messo la faccia in un importante settore come quello del turismo, dove sappiamo che se non c'è coordinamento non si va da nessuna parte. Quindi bocca al lupo a tutti. La collaborazione deve anche estendersi ai mezzi di comunicazione del territorio, alla carta stampata, alle TV, ai social, per far capire che comunque sul territorio c'è un'associazione che vuole promuovere un insieme di cose belle che possono e devono essere attrattive. Ecco, questo è. Noi ci chiamiamo Marca Fermana perché ci piace, come dicevamo, ciò che Marca Fermana ha come obiettivo, ci piace lo spirito degli associati e quindi ce lo siamo chiesto se era il caso di cambiare tutto completamente. In questo momento abbiamo deciso di no per queste ragioni, però certamente la stampa da questo punto di vista speriamo ci sia davvero alleata. La parola è territorio, perché come diceva anche prima Simone, l'obiettivo principale dell'associazione è quello di far emergere i punti di forza di questo territorio all'esterno dal punto di vista turistico. Voi ci potete aiutare nel far conoscere più Marca Fermana di questo territorio, magari anche per coinvolgere altri partner, sia del privato che del pubblico, e questo è fondamentale ed è un supporto grandissimo che potete dare. Abbiamo individuato una figura come social media manager, chiamiamolo in questo modo qui, persone inglese diciamo, però quello è quello che noi necessariamente abbiamo bisogno in questo momento, quindi far passare, far conoscere il nome Marca Fermana. Io mi auguro tutte le amministrazioni comunali ed ampliare il più possibile la relazione su quello che è anche il mondo del privato, permetterà a Marca Fermana di essere legittimata a rappresentare il territorio in toto.